Ci siamo occupati di una vicenda, una famiglia sfrattata da un'abitazione del centro storico perché l'intervento di un avvocato. Io volevo raccontare questa esperienza perché getta luce su una questione abbastanza delicata, quale è appunto quello delle comunità alloggio per disabili psichici. Questa coppia era formata appunto da una signora, una grigentina, che io conoscevo da tantissimo tempo per questioni professionali, soggetto in cura presso il centro di salute mentale dell'ASP di Agrigento, la quale mi contattò dicendomi che appunto l'ASP aveva effettuato una richiesta al Tribunale di Agrigento di nomina di un amministratore di sostegno. Ovviamente il giudice, la dottoressa Sonia Spallitta del Tribunale di Agrigento, della sezione dell'ufficio tutelare del Tribunale di Agrigento, interrogò, come appunto di solito accade, la signora, chiedendo dove abitava. E in quella sede la signora raccontò al giudice che abitava in un magazzino e disse e si limitò a dire che era un magazzino privo di utenze e senza finestre. La situazione apparve particolarmente, come dire, da attenzionare con maggior urgenza e maggior attenzione rispetto a quello che è, diciamo, la routine delle amministrazioni di sostegno. E ovviamente il giudice diede incarico all'amministratore di sostegno di trovare un alloggio in via sostitutiva, alternativo. Cosa non facile, perché ovviamente il disabile psichico tutt'al più dispone di una modesta pensione che è quella dell'invalidità civile e nient'altro. E quindi praticamente trovare un alloggio non è facile perché noi non possiamo offrire in garanzia il classico, come dire, stipendio fisso, che è la prima cosa che, diciamo, un locatore praticamente chiede. Per cui abbiamo per i primi mesi, subito dopo la nomina intervenuta nel mese di ottobre del 2023, cercato di trovare un alloggio senza successo. Nel frattempo, ovviamente, su incarico del Tribunale, il servizio sociale del Comune di Agrigento, e un particolare ringraziamento va alla dottoressa Nobile, dispose il sopralluogo. E il sopralluogo rivelò una situazione che, rispetto a quella che era stata descritta in Tribunale, era marcatamente più grave, perché facendo questo sopralluogo si venne a scoprire che il magazzino consisteva in un unico vano. All'interno di quest'unico vano vi era un letto matrimoniale e accanto al letto matrimoniale, come se fungesse da comodino, vi era la classica bombola del gas collegata ad un cucinino, un fornellino da campo che era proprio accanto al letto matrimoniale. E poi c'era praticamente un WC e sempre nello stesso unico vano. E poi tutto intorno, tutti gli effetti personali, gli scatoli, le cose appunto della coppia e tantissima spazzatura, sia all'interno del magazzino, sia all'interno della scala di accesso al magazzino. Non stiamo parlando di zone periferiche, stiamo parlando di una stradina che sostanzialmente è parallela, alla Via Atenea, che è il centro storico di Agrigento. Ovviamente il servizio sociale coinvolse il SIAV, che dell'ASP di Agrigento, che è praticamente un ufficio dell'ASP che si occupa della igiene degli ambienti, che fece un verbale dichiarando le condizioni di antigenicità dell'alloggio. Questo verbale dell'ASP ovviamente portò poi il Comune di Agrigento a emettere un'ordinanza di sgombero nei confronti della coppia, intimando il rilascio dell'alloggio in tempi molto brevi perché dovevano appunto poi provvedere alla chiusura del locale. Quindi a quel punto ho contattato tutte le comunità alloggio per disabili psichici, sia del Comune di Agrigento che della provincia, ricevendo in maniera uniforme la stessa risposta. Avvocato, guardi che il posto in comunità c'è, ma non possiamo dirle di inserirla subito perché non abbiamo certezza dei tempi di pagamento. Quindi a quel punto la possiamo inserire in una lista d'attesa. Quindi la situazione era particolarmente problematica. Come alla fine si è risolta questa questione? Si è risolta grazie al responsabile di una comunità che si trova appunto a Favara e a cui va tutto il mio ringraziamento, in particolar modo al dottor Di Paola Carlo della comunità Esperia, che ha voluto scommettere, cioè ha capito l'urgenza della situazione, che si trattava di un ricovero indifferibile e urgente, così come il tribunale aveva appunto decretato.
praticamente ha voluto aprire le porte della comunità sperando che poi sotto il profilo del pagamento delle rette non ci possano, non ci siano successivamente problemi. Mi sono ritrovata in questa situazione. Ritengo che le comunità per disabili psichici svolgano come tutte le comunità che operano sul territorio e offrono un servizio socioassistenziale, ma in particolar modo quelle per disabili psichici offrono un servizio di grande importanza. Io mi auguro che il problema del pagamento delle rette alle comunità alloggio e soprattutto in maniera particolare, vista la specificità della situazione delle comunità per disabili psichici, trovi veloce e pronta risoluzione. Io ritengo che per il servizio che loro offrono, noi avvocati molto spesso, io me ne sono occupata nella qualità di amministratore di sostegno, ma molto spesso mi ritrovo con soggetti che non hanno un supporto familiare, che devono uscire per esempio dal carcere in detenzione domiciliare, e anche le comunità si sono messe a disposizione in passato per l'accoglienza, cosa che invece avviene adesso con estrema difficoltà. Per cui io chiedo che si attenzioni in maniera particolare questa problematica che praticamente di cui abbiamo parlato.